Da una parte cittadini e comitati, dall'altra componenti della giunta e i vertici di tangenziale esterna. Un confronto aperto e trasparente per fare il punto sull'avanzamento dei lavori di TEM nel territorio di Vizzolo Predalissi e del Melegnanese. Discutere interventi, problematiche e soluzioni. Fare il punto sulle opere di compensazione e mitigazione ambientale. L'assemblea pubblica presso l'auditorium di Vizzolo Predalissi conferma la volontà di tangenziale esterna di mantenere aperto il dialogo con il territorio attraversato dall'infrastruttura che collegherà direttamente la A4 Milano-Brescia alla A1 Milano-Bologna, mettendole in connessione con la nuova Brebemi. Un progetto da 32 chilometri con altri 38 di nuove strade connesse e 15 di strade esistenti da riqualificare, così da risolvere anche il problema traffico in nodi ad alta congestione come quelli di Melegnano e del sud Milano. Questa iniziativa va nella giusta direzione, quella di avere un rapporto continuo e costante con il territorio, con i cittadini, con le associazioni che vogliono essere protagoniste di una grande opera pubblica come TE e soprattutto vogliono capire quali sono i percorsi che ci hanno portato a garantire trasparenza, prevenzione e tutela ambientale. Io credo che da questo punto di vista iniziative come questa vadano nella giusta direzione e un impegno dell'azienda quello di mantenere questo filo continuo con tutti coloro che sul territorio vogliono aiutarci a rendere assolutamente protagonista questa opera pubblica. Cerca di portare a casa quello che in termini compensativi è più utile e funzionale alla comunità. E quando parlo di comunità, come ho già detto, parlo di generazioni attuali ma anche quelle future. La TEM come grande occasione per il territorio. Questa, io sono per il sì ovviamente, questa è un'opera con le opere connesse che ci porta nel sud di Milano finalmente un benessere. Il dibattito ha visto protagonisti anche i favorevoli all'opera, maggioranza fin qui silenziosa, pronta a cogliere la sfida della modernità e del cambiamento. E noi abbiamo un grande problema qua a Vizzolo che è quello della via Emilia, intasata sempre di camion, rende il traffico veramente difficoltoso anche per raggiungere la vicina Melegnano che dista appena pochi chilometri. La tangenziale quindi può risolvere questo problema del traffico e inoltre può portare anche grossi vantaggi a Vizzolo. È arrivato il momento che questo territorio abbia una rete stradale efficace e efficiente in correlazione ai problemi dei cittadini. Non avere la TEM significa avere, come abbiamo anche sottoscritto nei cartelloni, TIR sotto casa, significa avere un traffico totalmente congestionato e soprattutto è ora che il cittadino viva come una persona civile libera. A Vizzolo Predalissi e nel Melegnanese, TEM lascerà in eredità importanti interventi per la viabilità locale storicamente congestionata. Nuovo collegamento Cerca-Binaschina, riqualificazione della via Emilia, nuova provinciale Sant'Angiolina, svincolo per lo smaltimento del traffico in zona e costruzione di 3 ponti per lo scavalcamento del fiume Lambro. Prevista anche la realizzazione di una nuova piattaforma ecologica. Melegnano e i comuni attorno da decine e decine d'anni stanno soffocando nella morsa del traffico perché non ci sono varianti all'Emilia e non ci sono ponti per attraversare il Lambro. Con l'autostrada noi realizziamo 3 ponti sul Lambro e quel sistema di circonvallazione che Melegnano attende da 30 anni e che i comuni e province non sono mai stati in grado, per mancanza di finanziamenti, di realizzare. I progetti di compensazione ambientale riguardano la creazione di un'oasi naturalistica in collaborazione con il WWF nell'area dell'ex discarica, di un lago che verrà messo a disposizione di comune e associazioni nella zona della cava di prestito, che funzionerà per 2 anni, e il progetto più ampio di mobilità dolce Lambro Melegnano con piste ciclopedonali. Una serie di voci favorevoli sono state poi una piacevole sorpresa, perché molti hanno capito a fondo quella che è la realtà di una grande opera pubblica che si svilupperà per 32 chilometri e che creerà lavoro, ricchezza su un territorio che ha la necessità di essere sempre più integrato nella grande Milano. All'assemblea pubblica di Vizzolo Predalissi hanno preso parte anche i responsabili di Lambroscar, l'impresa che esegue le opere nell'8C di TEM su incarico del General Contractor Consorzio Costruttore di TEM, Guido Mannella, direttore generale, Manfredo Papa, direttore di cantiere e Eva Silva, responsabile dei servizi tecnici.
Dall'assemblea è emerso l'apprezzamento dei cittadini per il nuovo sito internet www.tangenziale.esterna.it, all'insegna della trasparenza che Tangenziale Esterna ha messo in rete lo scorso 2 luglio, totalizzando oltre 10.000 accessi in pochi giorni.